Ciao ragazzi, come tutti sappiamo in questo periodo è meglio non andare in bici e stare a casa, quindi evitiamo di fare uscite in bici non tanto per l'atto pratico in sé, quanto per il possibile rischio di cadute e infortuni che ci costringerebbero ad andare al pronto soccorso. Non devo essere io a dirvi quanto gli ospedali adesso sono in emergenza e proprio quello che non gli serve è un'altra abrasione da curare o un taglio da ricucire, quindi per favore usiamo il buon senso. Però, se non sapete cosa fare e la voglia di andare in bici è tantissima, perché non curare un po' il vostro mezzo così sarà ancora più pronto quando torneremo in bici? In questo video voglio farvi vedere 5 piccoli trucchi di pulizia della vostra bici che magari non conoscete. Quindi partiamo subito. Numero 1, fascetta per pulire il parapolvere delle forcelle. Allora ci basterà prendere una fascetta e con le dita togliere l'anello di tenuta del parapolvere. Poi con la punta della fascetta entriamo dentro il parapolvere e lo facciamo ruotare intorno allo stelo. Tirandolo su poi vedremo che tirerà su sicuramente un po' di sporco. Prendiamo quindi uno Scotex e puliamo la fascetta. Ripetiamo questo movimento tutto intorno al parapolvere, sia da una parte che dall'altra. Una volta fatto, ricordiamoci di richiudere l'anello sopra il parapolvere. Numero 2. Questa volta parlo per chi ha l'ammortizzatore a molla. Vi sarà sicuramente capitato di sentire uno stranissimo rumore proprio mentre ammortizziamo sulla nostra bici. Beh, molto spesso può derivare da dello sporco che si è incastrato tra la molla e il corpo dell'ammortizzatore. Quindi andiamo a levare l'ammortizzatore. Prendiamo nota con il metro di quanto è precaricata la molla, quindi segniamoci la lunghezza della molla. Svitiamo la ghiera e togliamo la molla. Prendiamo quindi un panno bagnato e andiamo a pulire l'intero corpo dell'ammortizzatore e la parte interna della molla. Dopodiché rimontiamo il tutto, rifacciamo la misura di precarico della molla e la possiamo rimontare sulla nostra bici. Il mio consiglio è di ingrassare anche la viteria principale dell'ammortizzatore. Il terzo consiglio che vi do è pulire i dischi dei vostri freni. E in che modo? La cosa più semplice è prendere dell'alcol oppure con dei prodotti appositi, tipo questo disc brake cleaner. Ci capita alcune volte di sentire il freno della nostra bici fischiare un po', e alcune volte la causa è proprio un po' di sporco tra le pastiglie e il disco, quindi il modo migliore è pulirlo. Spruzziamo quindi questo brake cleaner sulla superficie del disco e lo facciamo ruotare. Poi prendiamo un foglio di carta e puliamo tutto il disco. Il quarto consiglio può sembrare un po' ovvio, ma so che molti di voi non lo fanno, ovvero pulire la catena, il cambio e il pacco pignoni. Per pulire la catena io mi affido di nuovo ai prodotti MAKOFF. A questo drivetrain cleaner che serve appositamente per pulire la catena da incrostazioni e grasso. Personalmente lo vado a spruzzare sul pacco pignoni e faccio girare indietro i pedali, così la catena assorbirà tutto l'olio. Dopodiché uso questo speciale attrezzo MAKOFF per pulire la catena, ma potete anche usare due spazzolini da denti rovesciati, che purtroppo non userete più. E infine, visto che andiamo nella bella stagione, come olio uso questo qua, Ceramic Lube Dry, quindi per l'asciutto. Lo mettiamo un po' sulla catena e facciamo girare il tutto indietro. E veniamo al quinto e ultimo consiglio. Allora, molte volte quando si pedala si sente la bici scricchiolare un bel po'. Il più delle volte il rumore deriva dal movimento centrale o dalle viterie principali della sospensione. Quindi vi consiglio di smontare il movimento centrale. Prendiamo nel mio caso una chiave da 8, svitiamo la pedivella di destra. Teniamo conto delle rondelle di spessore e dopo averlo pulito aggiungiamo il grasso proprio nei punti di contatto con i cuscinetti, al che rimontiamo tutto. Spero che questo video vi possa essere stato utile e se conoscete qualche altro metodo di pulizia particolare scrivetemelo qua sotto nei commenti. E niente, il video finisce qua. Seguitemi su Instagram se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!